Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo video insieme. Facciamo insieme questo pane. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Farò questo pane con questa farina di farro del Molino Cipolla di Terracina. Ho preparato i licoli che ho rinfrescato 4-5 ore fa e le farine perché alla farina di farro ci aggiungo un po' di tipo 1. Bene, sciolgo i licoli dentro una ciotola. Ci ho messo un po' di acqua, dell'acqua dell'impasto e poi ho aggiunto la farina. Giro così con un cucchiaio e finisco di aggiungere l'acqua piano piano fino a esaurirla. Ok. Continuo a girare, l'idratazione è superiore all'80% perché ho messo 400 grammi di acqua, metto anche il sale adesso, però calcolando che c'è il licoli è un pochino superiore all'80%. Ora continuo con le mani, impasto con le mani in questo modo. Voi direte perché non usare la planetaria? Perché non tutti gli iscritti hanno la planetaria e poi è bene anche sperimentare altri modi di fare il pane. D'altra parte, quando non esisteva la planetaria, il pane si faceva così. Bene, continuo ad impastare in questo modo, così. Il farro è un cereale antico, quindi un grano antico, rispetto agli altri cereali è meno calorico, quindi la farina è meno calorica, però contiene tante proteine e tanti elementi essenziali per la salute. Non è adatto per i celiaci perché contiene comunque glutine. Faccio riposare mezz'ora dentro la ciotola, poi mi preparo un'altra ciotola pulita, oliata. Tra le altre cose ha un elevato contenuto di fibre e quindi ha una capacità di assorbire più acqua. Ok, ho fatto delle pieghe ed ora lo verso verso l'impasto nella ciotola che ho preparato. Qui farò un giretto di pieghe, così. Quindi diciamo che è un pane senza impasto, ma comunque lavorato con le mani. Faccio riposare ancora mezz'ora. Faccio passare mezz'ora. Eccolo qua, lo riprendo, passato il tempo. Vedete che è diventato più elastico. La maglia glutinica si sta sviluppando. Faccio quest'altro giro di pieghe. Ecco qua. Così. E poi lo copro con un coperchio, con la pellicola, come volete, vedete? E lo lascio lievitare. Lo lascio a temperatura ambiente fino a che non cresce di volume, quindi ci vorranno all'incirca 3 ore. Eccolo qua. Come vedete sta formando anche le bolle in superficie. Questa ciotola non è diritta. Quindi il volume si è anche allargato, però io direi che è pronto.
Ora lo giro, ho messo la farina, la stessa farina di farro. E lo giro. Come vedete è molto, molto morbido, quindi molto idratato. Ok, mi aiuto con la farina, eh? E faccio un giro di pieghe, quindi diciamo che questa è una preforma. È morbidissimo, quindi metto ancora farina e piego così, sigillo bene. Ok, poi lo lascio riposare, metto una ciotola sopra e lo lascio mezz'ora. Passata la mezz'ora lo riprendo ed ora vado direttamente a piegarlo e a formare. Io farò il mio solito filone un po' cicciottello, però voi se volete la pagnotta fatelo, eh. Io non amo molto la pagnotta, eh. Non ci piace molto mollicoso il pane, quindi preferisco fare un filone e poi adattarlo insomma al cestino che ho. Bene, ho piegato una volta, adesso piego i lati così. Chiudo bene, cerco sempre di chiudere bene, sigillo, così. Per la pagnotta basta chiudere i lembi al centro e poi arrotondare. Qui sto facendo un filone, adesso metto la semola, quando ho chiuso tutto, ora posso mettere la semola. Ok, e giro così piano piano. Bene, eccolo qua. Un altro po' di semola. L'ho messa anche dentro il cestino, dove lo metterò così con la chiusura in alto perché poi lo ribalto. Eh? Ecco qua. Ora io per esigenze, per mie esigenze e anche per farlo, per allungare un pochino la lievitazione, lo vado ad appoggiare in frigo perché voglio cuocere questo pane stasera e quindi mi serve qualche ora in più. Oggi poi anche un'aria molto umida, se lo lascio fuori questo con 2 ore già è pronto. Invece lo appoggio in frigo e ce lo tengo 4-5 ore prima di andare ad infornare. Lo copro con questo telo e poi ci metto una busta di cellophane, queste alimentari, la chiudo in modo così non si inumidisce più di tanto. E metto in frigo. Eccoci qua, l'ho tirato fuori già da un'ora. Adesso accendo il forno, aspetto il tempo che scaldi bene, che vada a temperatura. Lo giro, certo è molto morbido, quindi devo infornare proprio subitissimo. Lo giro, devo subito mettere dentro, altrimenti si allarga, quindi ora lo metto sulla carta forno così e poi lo faccio scivolare sulla teglia calda, non uso la refrattaria questa volta, non la amo tanto la refrattaria, me ne sarete accorti, forse perché non ne ho una buona, diciamo, non lo so, non mi piace molto come mi viene il pane. Ok. Metto un po' di semola e provo
Provo a incidere un pochino, altrimenti poi quando ho infornato dopo 10 minuti ci vado un attimo con la lametta direttamente nel forno. Come vedi, Antonio si spatascia anche a me il pane, si abbassa. Antonio è un mio iscritto e mi ha fatto una domanda. Eccolo qua, ho tagliato dopo 10 minuti che ho infornato, ho aperto e ho tagliato direttamente nel forno. Non è proprio il massimo questo taglio, però ci sono riuscita. Bene. Si è anche alzato, poi si è gonfiato, quindi. E direi che è venuto abbastanza bene. Ora vediamolo al taglio. È ancora un po' tiepido, l'ho tagliato perché, come al solito, mio marito voleva mangiarlo subito. Io direi che è venuto benissimo, calcolando che non abbiamo incordato con l'impastatrice, guardate com'è bello. Molto bello, sì, mi piace, sentite com'è croccante. Eccolo qua. Sì, sono molto, molto soddisfatta di questa farina di farro. Che è del Molino Cipolla di Terracina. Bene amici, io vi ringrazio della visione e vi invito a condividere il mio video, a lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.